I vincitori. Come? Ai vincitori gli sarà assegnato un premio importante quest'anno. Ed è? È un duetto Alfa Romeo del 1958, rosso, da ritirare presso Scorzetta Auto. Piazza Plebiscito, ci siamo? Si stanno dando il ritmo in piazza Sant'Antonio. Bravi, ma è solo un fatto sonoro, perché la piazza è vicino, ha vinto la prima per i primi 1-0. Allora, cambiamo campo. Un cammello a 250 gobbe, c'è posto per tutti. Siamo pronti? Stanno cercando aiuto in piazza Sant'Antonio. Incredibile. Ci tengono così tanto a questo ragazzo che sembra essere la soluzione ai loro problemi. Esci, Ercole. Mi hanno detto che si chiama Clark Kent, il nuovo giocatore, il nuovo acquisto di piazza Sant'Antonio. Siamo pronti? Piazza Sant'Antonio, siete pronti? 1-0 per piazza Plebiscito. Seconda manche, 3, 2, 1. E questa sembra veramente una partita combattuta. Ma piazza Plebiscito sta di nuovo, è incredibile la pulsazione che si sono dati tutti insieme. È una grande cooperazione. Ah, ci pigliava la scuola così. Grande risposta da piazza Plebiscito. Niente da fare, piazza Plebiscito insiste e vince! Soccorre! Allora, facciamo questa terza mancia. Sì, però un po' di persone da piazza Plebiscito dovrebbero andare dall'altra parte. Per ogni giocatore di piazza Plebiscito che viene in Sant'Antonio, 250 euro. E niente, sembra lentamente superiore, però invece no, da parte di piazza Sant'Antonio c'è una risposta positiva. Niente, niente, niente. E vince questa edizione di questo meraviglioso tiro alla fune che ormai inizia ad entrare
inizia ad entrare nel Guinness dei primati e chissà se un giorno nel nostro più assurdo immaginario di fare questa corda tra Celle e Ostuni, 10 km di corda, sarebbe bellissimo. Mi hanno detto che hanno già acceso i motori del pullman che porta a Novi Ligure. Novi Ligure. Per i brici bene, no, per i brici bene, perché... civile sempre attenta e immediata nel suo intervento. Dobbiamo capire più che il vincitore chi è il superstite. Sappiamo quale scuderia ha portato a termine questa gara. Dobbiamo essere un po' più veloci, ragazzi. La gara di lentezza l'abbiamo fatta oggi pomeriggio ed è stata bellissima. Si può dire che abbiamo inventato. Grande partita, è stato superato, ma c'è un bambino che scende come uno sciatore. Sembra che faccia snowboard e non carrettone.